Ciao ragazze, oggi volevo parlarvi di alcuni prodotti che ho utilizzato ultimamente che non sono Avon. E quello che ne penso. Allora, ho preso un set che tra l'altro è costato neanche poco, mi pare 25 euro, che comprendeva, era un set dell'Estée Lauder, che comprendeva un mascara volume, uno struccante normale. Uno struccante normale, questo qua, gentile, struccante, per uno struccante delicato per gli occhi. E la crema Advanced Night Repair Eye dell'Estée Lauder. Allora, io ho comprato questo set per questa cremina, non mi interessava il resto, però c'era. Perché ho sentito che questa crema fa davvero miracoli per il contorno occhi, come schiarisce le occhiaie. Fantastica, che più che meno vari esperte anche su YouTube consigliavano questa crema come qualcosa di fantastico e mi era venuta voglia di provarla. Costa una cifra inaudita, tipo 70 rotti euro, una cosa così da Sephora. Per cui ho detto vabbè, ce n'è uno sputo, però perché sono 5 ml, però tanto per provare. Poi comunque se ne utilizza poco, quindi magari un po' ci vado avanti. E adesso è un mese e mezzo che sto usando questa crema. In effetti dura tantissimo, perché dura veramente tanto, cioè praticamente nuovo, la metto ogni sera. Sinceramente da una crema che costa 70 euro mi aspettavo che davvero fosse, non dico miracolosa, ma poco ci mancasse. Io questo effetto schiarente delle occhiaie sinceramente non l'ho visto. Questo minimizzare le rughe meno che meno. Come effetto schiarente addirittura è molto meglio il Clinical, la F33, che purtroppo non riesco a usare perché mi fa lacrimare gli occhi, però era veramente un buon schiarente. A livello di antirughe no, era meglio il Genix, però come schiarente questo. Io da un prodotto che costa così tanto mi aspettavo tanto, non che quello di Avon che costa meno della metà fosse migliore, avesse un effetto migliore. Per cui, cioè, se avete voglia di provarlo, provatelo. Se lo volete prendere perché c'è la mascara, prendetelo. Ma anche qui, ora apro una parentesi su questo mascara. Sinceramente, non ne vale la pena. Secondo me, non ne vale proprio la pena. Io non ho visto nessun miglioramento, ma proprio zero. Zero. Non lo butto perché sono 24 euro, me li consumo, da buona genovese me li consumo tutti. Però non lo ricomprerò mai più perché sono proprio soldi buttati via. Lo struccante. Allora, io sono abituata al bifasico e quindi non posso dire che questo prodotto non strucca bene. Abituata a un bifasico, uno struccante normale, ero lì a raspare, 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 ma non posso fare un vero paragone fra uno e l'altro perché sono due prodotti completamente diversi. Quindi se io avessi utilizzato uno struccante occhi delicato non bifasico potrei dire sì, no. Questo, non essendo bifasico, impiega più tempo a struccare, con la conseguenza che mi faceva diventare l'occhio viola e così, per cui non mi è piaciuto. Però non posso dire che sia un brutto prodotto, non ho un termine di paragone. Il mascara Suntuous Extreme, vabbè, è un mascara molto nero, molto compatto e ha anche all'interno dei pezzettini di ciglia finte. Il problema di questo mascara non è il prodotto, perché il prodotto è molto buono, è lo scovolino, che è terribile, ma veramente terribile. Non è solo grosso, perché io amo gli scovolini grossi, è che sono troppo rade, proprio appiccica di brutto qualunque cosa, si appiccicano tutte. Io lo utilizzo, lo metto, metto la dose che devo. Ho tutte queste ciglia appiccicate, dopodiché prendo il Super Shock, pulisco lo scovolino con la carta e mi pettino le ciglia. Allora sì, l'effetto è anche bello perché questo mi piace molto molto molto. Poi do un'altra passata e ripettino e sono perfette, durano tanto, è un po' pesante come effetto. Da sei malata ogni 3 secondi. Allora, stavo dicendo che è un po' pesante come mascara, non è molto leggero quello della. Mi scappa il nome che avevo provato. Mi viene di Saint Laurent, ma non è Saint Laurent. Quello del Miracle, la marca è quella del Miracle. Vabbè,
avevo provato uno di quelli con lo scovolino tutto fatto così, avevo preso un altro set simile a questo, quello era molto buono, era molto leggero anche sulle ciglia, non aveva questo gran effetto volumizzante, però era buono. Questo è un buon volumizzante con un pessimo scovolino, è davvero un peccato, almeno le mie ciglia le fa appiccicatissime. Poi anche un problema di ciglia, siamo d'accordo, però non mi è piaciuto, è studiato male secondo me. Non ricomprerò di sicuro questo set, né tantomeno questo mascara, anche perché sinceramente 24 euro per un mascara mi sembra veramente una cifra folle. Bocci tutto, direi, direte ciò che non è Avon. No, non è vero. Sinceramente, come vi ho già detto, mi aspettavo molto di più. Invece, mi è piaciuto da matti il rossetto tattoo della Colistar. Questo è il color sangria numero 2, che non c'è più, della collezione Milano. Ha molto autunnale come rossetto, un marroncione, un po' tendente al marrone, color sangria, però è bello idratante. La cosa che adoro di più di questo rossetto è questo gloss, che poi è una tinta per labbra, molto molto naturale, veramente. Poi mettete uno strato e poco, fate asciugare, mettete un secondo e dura tantissimo. Io la uso molto anche sotto il rossetto, quello nuovo che è uscito, oggi non mi vengono i nomi, comunque lo Chic Nude. Messo sopra questa tinta, dura tutta la giornata, dura bellissimo, rimane leggermente più scuro, ma ha un effetto molto molto bello. Il rossetto ora non mi viene come si chiama, ma vabbè, tanto poi quello dorato nuovo che è uscito adesso, è qua, dorato, argentato, perfect kiss. Faccio un catalogo che ora registro l'altro video. Quindi, di questi prodotti che vi ho fatto vedere, questi sì, questi assolutamente, questo non posso paragonarlo bene, questo secondo me 24 euro si possono risparmiare, e questo mi ha deluso veramente tantissimo, proprio mi aspettavo una cosa miracolosa da come ne avevo sentito parlare, cioè 70 euro, 15 euro senza ombra di dubbio, 15, ma non solo per il prezzo, ma perché il risultato è quasi migliore, quindi non ne vale la pena. Sono rimasta molto molto delusa, ma non voglio ripetermi abbondantemente. Direi che questo è tutto e ciao ragazze!